Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi concluderemo il discorso cominciato già l'altra volta su Comenio e riprenderemo proprio da dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Per cui se non avete avuto modo ancora di vedere il video o lo volete recuperare, potete trovarlo qui in descrizione. L'altra volta ci eravamo fermati all'argomento dei gradi della scuola e in aggiunta rispetto a quello che ho detto l'altra volta, quindi finita l'accademia, Comenio ci dice che ci sono altri tre tipi di scuola, che sono la scuola della verità, che è quella che dà un insegnamento pratico e morale agli uomini adulti. La scuola della vecchiaia che accompagna le persone in questa fase delicata della vita. E infine la scuola della morte, che è quella che prepara le persone ad affrontare poi il momento appunto della morte. Come avevo già accennato l'altra volta, la scuola secondo Comenio doveva essere aperta a tutti, cioè una scuola democratica e che andasse al di là delle distinzioni di nazionalità o di sesso. Tutti dovevano frequentare la scuola proprio perché, secondo Comenio, tutti dovevano arrivare a Dio e per arrivare a Dio, come abbiamo già visto, era importante proprio l'educazione. Poi Comenio aggiunge anche il fatto che non tutti magari diventeranno dotti, ma tutti devono diventare pii e, soprattutto nel suo ottimismo pedagogico, tende a sottolineare quanto non esistano alunni incapaci, ma soltanto maestri incompetenti. Per arrivare a questo, la cosa fondamentale è delineare un metodo che vada bene per tutti, un metodo che sia calibrato, preciso e che quindi vada studiato nel migliore dei modi e in tutti i dettagli proprio per dare l'opportunità a tutti di conoscere Dio tramite l'educazione. Ovviamente si trattava di un metodo molto ideale di scuola che non trovò un riscontro pratico, ma che comunque ispirò moltissimi studiosi e moltissimi pedagogisti successivi. Le opere più importanti dove si può evincere il metodo portato avanti da Comenio sono principalmente due: Didattica Magna e Pampedia. Ed entrambe queste opere però riportano il pensiero di un autore e di un pedagogista che è vissuto poco prima di Comenio e al quale Comenio si rifà in parecchie cose. E stiamo parlando infatti di Wolfgang Ratke. Secondo Ratke, che aveva una visione del tutto empirista della conoscenza, bisognava quindi partire su dati concreti, cioè come il bambino sperimenta attraverso i propri sensi il mondo che lo circonda. Bene, il bambino a questo punto conoscerà il mondo che lo circonda. Quindi partire dalle cose concrete, sperimentabili con i sensi, per poi dedurre le altre cose. Quindi, parallelamente allo studio e all'insegnamento del latino, per Ratke era fondamentale associare tutte quelle materie che potevano essere in qualche modo pratiche e sperimentabili come le scienze, la geografia, la storia e l'economia. Questo influsso del pensiero di Ratke nelle opere di Comenio viene fuori veramente in maniera preponderante, anche se poi Comenio ci aggiungerà anche tutto l'aspetto religioso. Anche Comenio quindi parte dall'educazione secondo natura, e cioè in pratica tutto ciò che il bambino può vedere o sentire, in pratica le cose. Quindi nel momento in cui il bambino vede o sente una cosa, comincia ad immagazzinare l'immagine di quella cosa. In assenza della cosa fisica, quindi sperimentabile con i sensi, questa cosa deve essere sostituita da un'immagine. In questo secondo caso, quindi in assenza di un oggetto fisico, materiale e quindi sperimentabile con i propri sensi, il bambino farà suo il concetto intuendolo dall'immagine. In pratica, in entrambi i casi, che cosa succede? Che il bambino sperimenta o un oggetto o un'immagine, di cui quindi si fa percezione sensibile. Da questa percezione sensibile si crea un'idea. Quindi l'immagine delle cose diventa una rappresentazione e la rappresentazione diventa la parola con cui descrivere poi l'immagine che ha percepito. Poi è importante collegare queste idee tra di loro per farsi delle idee più ampie. Ad esempio, se un bambino viene posto di fronte all'immagine, a un disegno di un cane, questa immagine lo riporterà all'idea del cane reale. Il cane però fa parte dei mammiferi e facendo vedere al bambino altre immagini di altri mammiferi potrà fare suo il concetto di mammifero. Quindi questo è un aspetto dell'apprendimento molto importante, perché il porre il bambino di fronte ad un cane reale o, come dicevamo, all'immagine, a un disegno di un cane, aiuta il bambino stesso a fare suo il concetto di cane, di mammifero, eccetera. Per favorire questo procedimento, Comenio inventa il primo libro illustrato, l'Orbis Sensualium Pictus, che è proprio un libro con tantissime illustrazioni a scopo didattico. In pratica, in questo libro ogni cosa, ogni parola era illustrata, quindi si partiva
da Dio e dal concetto di Dio fino poi alla creazione, quindi a tutte le cose, i minerali, le piante, gli animali, gli uomini, i mestieri, eccetera. E via via, con disegni sempre più complessi, il bambino poteva imparare tantissime parole, le associava vedendo l'illustrazione e all'illustrazione corrispondevano anche dei numeri. L'ultima pagina, poi, essendo Comenio molto religioso, era come la prima, e cioè una sorta di esortazione da parte del maestro a evocare lo Spirito Santo. Il libro quindi aveva una forma circolare perché iniziava esattamente come finiva e, come dicevo prima, ogni pagina era dedicata a varie illustrazioni, quindi ogni parola che il bambino doveva imparare aveva la sua illustrazione e il suo numero associato, cosa che aiutava il bambino non soltanto ad apprendere quell'immagine, a farsi proprio quel concetto e a capire come si chiama quella determinata cosa, ma aiutava anche l'aspetto mnemonico grazie a questa associazione con i numeri. E un altro aspetto molto importante di questo libro è che ogni cosa, ogni oggetto era raggruppato in classi, quindi nel momento in cui per esempio era illustrato il fuoco, era illustrato anche il fiammifero, la scintilla, il carbone, eccetera. In altri celebri testi dove parlò dell'importanza della lingua latina, del parallelismo con le altre lingue, invece Comenio sottolineò quanto era importante il metodo della gradualità. E con questo metodo di gradualità Comenio ci dice che era appunto importante far capire a tutti gli alunni che bisogna partire dalle cose concrete per poi arrivare a quelle astratte, e quindi dal noto all'ignoto. Comenio, con le sue invenzioni, con i suoi libri illustrati e con il suo metodo, ebbe grande presa in tutta Europa settentrionale e orientale, anche se però poi moltissimi dei pedagogisti che seguirono le sue orme lo seguirono soltanto da un punto di vista prettamente scientifico, abbandonando tutto l'aspetto religioso che era a lui molto caro. Soprattutto l'idea dei libri illustrati fu un'idea vincente che venne ripresa specie nel Settecento, e con le tecniche più moderne per le illustrazioni anche le immagini avevano e assumevano dei contorni molto più realistici e quindi potevano essere veramente uno strumento didattico molto importante. Anche se poi col tempo questi libri persero completamente sia l'aspetto simbolico che quello religioso a favore invece di un aspetto meramente didattico. Bene, con questo discorso sul metodo di Comenio e sulle sue opere che ci illustrano tutte le innovazioni che ha portato questo grande autore da un punto di vista didattico e pedagogico, il mio video di oggi è finito. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.